Un nuovo farmaco mirato da poco approvato per il tumore al seno HER2 positivo potrà ora essere impiegato in molte più pazienti. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha infatti esteso l'utilizzo di trastuzumab deruxtecan anche per quei tumori mammari che presentano una bassa espressione del marcatore HER2, chiamati appunto HER2 low. Come agisce esattamente il nuovo farmaco e a chi è diretto? Trastuzumab deruxtecan è un anticorpo anti-HER2, quindi che riconosce questa proteina, al quale è stato legato tramite quello che noi in gergo tecnico chiamiamo un linker, è un appiccichino, diciamo, un chemioterapico estremamente potente. Fa sì che l'anticorpo, quando si lega al recettore delle cellule, entra dentro le cellule ed funziona esattamente come un cavallo di Troia, cioè porta con sé quella che è l'armata, che poi effettivamente quella efficace, che è in grado di uccidere la cellula. La cosa più importante però è che questo chemioterapico, una volta che ha ucciso la cellula, si libera e è in grado, diciamo, di uccidere le cellule vicine, anche quelle che non esprimono la proteina. Questa è la ragione per la quale questo farmaco, nello specifico, è molto efficace anche nei tumori che noi chiamiamo HER2 negativi, cioè che non hanno quell'altissima espressione di HER2 che storicamente faceva definire un tumore HER2 positivo. Da qui questa definizione pragmatica di tumori HER2 low dall'inglese vuol dire bassa espressione di HER2, che è stata utilizzata per l'arruolamento nel trial clinico. Dobbiamo pensare che questo non è un nuovo tipo biologico di tumore alla mammella e che questa definizione non è nemmeno probabilmente la definizione migliore per identificare le pazienti che beneficiano davvero di questo farmaco. Tant'è che nel prossimo futuro vedremo degli studi che addirittura stanno testando l'utilità di questo farmaco anche in pazienti che hanno un'espressione persino più bassa di quella che oggi porta all'approvazione. Però quello che noi abbiamo oggi è effettivamente un nuovo modo di identificare delle pazienti che fino ad oggi non avrebbero potuto beneficiare dai farmaci anti-HER2 e che con questo farmaco hanno la possibilità di accedere a una nuova ed importante opzione terapeutica che migliora la quantità di vita, mantenendo un'ottima qualità di vita confrontata con la terapia standard e riducendo quello che è il rischio di progressione.